Buongiorno gente, canzone vincitrice di Sanremo 59, cioè la nuovo girone dedicato al web. Ma ho sentito molte lamentele da parte dei finalisti che dovevano pagarsi il viaggio da soli, sì, il trasporto da soli. A te ti hanno offerto almeno una brioche quelli della Rai o no? Visto che hai vinto? Il rimborso per il vincitore c'è. Solo per il vincitore. Solo per il vincitore. I nove finalisti invece a loro spese. A piedi. No, vabbè, questa era una cosa già stabilita all'inizio, quando abbiamo firmato appunto il contratto, il regolamento non prevedeva nessun rimborso, per cui mi sa che bisognava fare un po' di casino prima di firmare, non dopo, a mio modesto parere. Se io anche avessi perso, sapevo che alla fine così andava. E comunque l'avrei presa come una possibilità che la Rai ci ha dato. Certo. Allora, l'album si chiama Nuda, la canzone si chiama Nuda, forse anche questo ha giocato, la canzone che dà il titolo all'album, che non è quella che ha vinto, ma quella che ha vinto abbiamo appena ascoltato, Buongiorno Gente, okay. Uno strano mix, se vogliamo, di progressive e di melodia italiana, di rock, sicuramente. La Macedonia un po'. Un po' la Macedonia, tutto il contrario di tutto è quello che mi contraddistingue. Ho capito. Allora, ci parli di questa canzone Nuda con cui concludiamo il nostro incontro? Sì, Nuda, così come si chiama il mio album, il concetto di purezza, che io più volte ho detto anche a Sanremo, rispondendo a molti giornalisti. Per me la musica deve essere nuda, il piacere di fare musica l'artista deve essere puro, quindi al di là di tutte le polemiche che possono interessare o meno, ma l'artista deve fare l'artista, deve scrivere belle canzoni, altrimenti vengono fuori canzoni commerciali e non ci lamentiamo se poi c'è brutta musica in giro. Oh. Si conclude un po' il nostro incontro. Sì. Allora Ania, com'è improvvisamente da passare dalla dimensione un po', diciamo, del circuito alternativo, di quella, sì, che si arrampica sugli specchi, sì, alla grande ribalta di Sanremo, centinaia di giornalisti, media, televisione, radio, che effetto fa? E chi lo sa, io l'ho vissuta come una specie di centrifuga, non ho capito bene, insomma, però mi sono divertita tantissimo, io sono un po' incosciente nelle mie cose. Che studi hai fatto tu?
in studi musicali o... In generale. In generale mi sono diplomata in ragioneria, senza un perché, infatti non capivo niente di ragioneria, di matematica, andavo molto bene in italiano. Come il nostro regista, Giulio Mannini. Beh, un po' tutti i ragionieri. Poi sei laureato in scienze politiche però, con 110. Ecco, complimenti. Bravo, un secchia. Ecco, a me mancano 10 esami alla laurea. In socio-antropologia, poi ho fatto studi musicali, di canto per anni e anni. Allora, io ringrazio molto Ania di essere venuta qui, le faccio tanti auguri per la sua carriera. Grazie, io ringrazio voi davvero tantissimo. Vi vorrei lasciare con un recitato di Ania, proprio dall'album Nuda. Nuda, come la musica, la bellezza, la notte, come l'origine pura di ogni cosa. Nuda come la libertà di ognuno, come la terra di nessuno, la terra nuda. Nuda come speranza, come credere, buttarsi nella vita, a lottare a mani nude, a occhi nudi, a cuore nudo. Nuda come la vergogna, come la fame, la sete, la paura, come l'amore a pelle nuda. Nuda come atto di resa, di difesa, di forza, come una verità che non può tradire. Nuda come una donna sola, o solo una donna.